Trovo una cosa assolutamente straordinaria, quella di suonare non solo per 2.000-3.000 persone che sono presenti in quel momento in sala, ma sono presenti con lo stesso spirito in tante sale cinematografiche in tutto il mondo e condividono con te questo momento di creazione. Il mezzo mediatico è una delle più grandi risorse che abbiamo oggigiorno. Io sono al secondo esperimento con queste dirette nei cinema. Il mio primo esperimento è stato, devo dire, un grande successo e una grande sorpresa. È stata una recita di Barbiere di Siviglia mandata dal Teatro Regio di Parma, che ha appunto unito idealmente il pubblico che era presente nel teatro a migliaia e migliaia di cinema in tutto il mondo, e questo è l'utilizzo più virtuoso possibile delle risorse eccezionali che abbiamo nei nostri giorni. L'unica cosa che posso aggiungere è veramente invitare chi non è mai stato magari a un concerto di musica sinfonica dal vivo e verificare in prima persona quale sia pure la differenza abissale tra registrazioni pur celebratissime e importantissime, con l'esperienza, quella sì, veramente irreplicabile della musica fatta dal vivo, dove si può veramente godere e soffrire insieme nello stesso momento a chi sta sul palcoscenico e sta donando tutto se stesso attraverso la musica.